Quest'anno siete in due, gli altri anni eravate in quattro. Ragazzi che fanno i tuffi sui pontili e che si fanno male. Ed è difficile gestirla la situazione. Sono pochi bagnini, perché prima mettevano quattro lì e quattro là. Quest'anno hanno messo uno da una parte e uno dall'altra, che basta. Bagnini ce n'è solo uno, lo vedo lì. Specie quando il mare è in queste condizioni, insomma, non è una buona cosa. Paolo Bellino, tu con la tua ditta Splendor hai partecipato alla gara per l'appalto del servizio di salvamento a Torre Quetta e Pane Pomodoro. Tu già hai gestito in passato il servizio e avevi quattro bagnini a Pane Pomodoro e quattro a Torre Quetta. Quest'anno ha vinto una terza azienda, un'azienda siciliana. E che è successo? L'azienda sostiene che il servizio vada effettuato da due bagnini, due a Torre Quetta e due a Pane Pomodoro. Gli stessi bagnini e i bagnanti ci dicono che ce ne vorrebbero di più. Ma logicamente, credo anche in passato, il servizio è stato fatto con quattro assistenti bagnanti, per cui data la dimensione dei lidi, lo stesso capitolato prevede che ci devono stare quattro bagnini. C'era più personale, quindi era più sicura la spiaggia. Su questo tu hai anche scritto alla Capitaneria, al Comandante Vigili Urbani e al Comune. Dalla Capitaneria mi è stato risposto che diciamo è a discrezione del Comune, quindi quante persone o quanti addetti devono fare il servizio. Forse non siamo stati noi abbastanza espliciti, perché il Comune sostiene che nel capitolato ci sono due postazioni e le due postazioni sono state installate, ma postazioni non intendiamo per la torretta di avvistamento, cioè noi intendiamo il numero proprio degli assistenti bagnanti, che non coincide con quello che il capitolato richiede. Essendo molto grande la spiaggia e affollata, specialmente nel fine settimana, non ce la facciamo proprio. La normativa ha dei limiti ben precisi? Tutto sommato neanche con quello che prevede la normativa, vista l'estensione delle due spiagge, insomma. Tra l'altro parliamo di un bando, giusto per fare un po' di cifre, base d'asta era 86.000 euro, aggiudicato intorno ai 61.000 euro, il massimo ribasso. Sì, anche perché la Splendor, come per gli altri anni, basandosi su più o meno un numero complessivo di 5.800 ore da effettuare come bagnini, ha fatto il proprio ribasso. Multiservizi Italia, la società che ha vinto l'appalto, che tra l'altro si è costituita a marzo di quest'anno, quindi giusto in tempo per partecipare alla gara più o meno, sostiene di essere in regola con i costi. In realtà, dimezzando il monte ore, il costo orario raddoppia, cioè forse c'è anche un guadagno eccessivo per la società. Beh, questi sono calcoli che si dovrebbero in qualche modo tenere in considerazione. Base d'asta 86.000, ribasso a 61.000 euro per 5.800 ore di servizio come previsto dal bando. Ora, facendo dei calcoli, diciamo anche un po' così alla femminile se vogliamo, 61.000 euro che è l'importo per cui è stato assegnato il bando, diviso le 5.800 ore di servizio, fa un costo orario più o meno 10,50 euro. Ma 10,50 euro per le 2.900 ore, cioè dimezzando i 4 bagnini anziché gli 8 previsti dal 4 per postazione, in realtà fa 30.000 e spiccioli, cioè mancano all'appello altri 30.000 euro a discapito della sicurezza. Credo che il conteggio, anche se alla femminile, sia quello alla fine, perché è chiaro che pagando quelle cifre arriviamo esattamente alla metà di quello che verrà preso. Ci siamo a un costo fuori mercato, a discapito anche della sicurezza dei bagnanti che si lamentano. Sicuramente la sicurezza è un altro fattore da tenere presente.